anche per questa estate 2016 le lanterne sono volate in cielo assieme ai desideri degli aretini. La formula dello shopping sotto le stelle è stata riproposta e nelle varie piazze del centro aretino, tra musica, magia, sport e iniziative varie, il muro di folla ha dimostrato che l'evento piace. Ma la vera domanda è: porta davvero una boccata d'ossigeno al tessuto commerciale aretino? I negozi in franchising brulicavano di gente, ma alcune serrande sono rimaste chiuse. Forse qualcosa è da rivedere. Il gran numero di eventi che infarciscono la serata sono una sorta di distrazione dagli acquisti, e allora magari un evento in meno potrebbe portare ad un acquisto in più. È tutta una scommessa, di fatto quella di portare gente in centro è stata vinta, ma per una sera soltanto non basta. A godere a piene mani bar e ristoranti che per una notte fanno i numeri, quelli veri, e si contendono fino all'ultimo cliente delle 30.000 presenze che ormai la Notte Bianca aretina garantisce a tutti.